Allora, normalmente la parola psicosomatica ci rimanda a questo legame, a questa connessione molto evidente tra la parola psiche e la parola soma, dove psiche sta per, appunto, potremmo finirla lì, dire psiche o per anima, e questo è un termine col quale noi ci confronteremo spesso, almeno qui io vi proporrò spesso, e la parola soma che si riferisce al corpo. Allora, forse non è un caso che la nostra cultura abbia dovuto costruire una parola strutturata, anche così bruttina, devo dire, no? Arrangiare una somma per poter in qualche modo parlare dell'interezza dell'essere umano, no? Potrebbe farci già pensare questo faticoso neologismo che ormai è entrato in uso comunque. Allora, per poter dire che cos'è la psicosomatica dal mio punto di vista, preso anche, ecco, qui accennerò a qualche elemento che è la mia formazione, ovviamente, i miei rapporti con una parte del mondo della psicologia, quindi per quello che ho anche acquisito, evidentemente, non mi sono inventato solo io, dalla parte della scuola di Rizza psicosomatica, dell'istituto Rizza psicosomatico, da cui provengo come formazione. Ecco, la psicosomatica è un modo chiaramente di vedere il mondo e le cose e le persone, di vedere, è una chiave di lettura, non è un sottosettore, non è non stiamo parlando di una sottodisciplina o di un settore della medicina, no? Esiste anche un approccio medico alla psicosomatico che ne ha fatto magari un settore all'interno delle procedure della medicina, ma se vogliamo stare più larghi, se vogliamo stare più con uno sguardo aperto alle cose, io mi propongo di considerare la psicosomatica come un modo peculiare di guardare al mondo. Guardare al mondo significa guardare a noi, evidentemente. Quindi ci sono tante teorie che spiegano che cosa significhi occuparsi di psicosomatica. Molte parlano di la psiche che interviene sul corpo, le cause psicologiche di un certo tipo di disturbo somatico, quindi corporeo. Gli studi hanno fatto anche un salto a questo riguardo. Alcune scuole di psicoterapia, per esempio quella di Rizza, hanno fatto quello che potremmo definire un salto epistemologico, per usare un parolone, un salto teorico, se volete, no? Della matrice di conoscenza a cui ci riferiamo come psicologi. Il salto è questo, che non c'è un rapporto di causa ed effetto, non andiamo a cercare qual è la causa psicologica di un disagio fisico. Semplicemente notiamo che ci sono almeno due, io qua mi limito a dire almeno due, modi di vedere all'uomo, alla persona, no? C'è un modo che noi definiamo il corpo, e che il medico normalmente ha davanti a sé e di cui il medico si prende cura normalmente. E c'è un mondo, un altro modo del nostro essere, che noi definiamo psichico, e di cui normalmente si occupa lo psicologo. Non sono due mondi, siamo sempre noi. Non un mondo nasce per produrre l'altro, ma sono due mondi che, come nella fisica, se volete, teorica, ma che ormai tutti abbiamo un po' sentito nominare, quindi non dirò cose difficili anche perché non sarei in grado, come la fisica, per esempio, però suggerisce, no? Che esiste un parallelismo tra materia ed energia, per esempio. La fisica, per esempio, quando studia la luce, può permettersi di studiare la luce, il fenomeno luminoso, come una questione relativa alla materia, la fisica delle particelle, oppure relativa alle onde. Non è che la fisica si occupi di due mondi diversi, però applica un certo modo di leggere le cose, no, a seconda della sua convenienza. La fisica, prima di molte altre discipline, ha intuito che ci sono molti modi di guardare alle cose che sono
ben oltre a certe nostre rigidità per cui pensiamo che le cose siano in un modo o solo in un altro. In sostanza, potremmo dire quasi soltanto dell'approccio psicosomatico. L'approccio psicosomatico può essere poi è il terreno comune che designa una persona nel suo piano psicologico e nel suo piano corporeo. Chiaro che poi il medico magari si occuperà della persona da un punto di vista farmacologico, eccetera, eccetera. Lo psicologo si occuperà della persona da un punto di vista comunicativo, relazionale, dei cosiddetti disagi psicologici, eccetera, ma non c'è un prima e un dopo, non c'è una cosa che causa l'altra, c'è solo una contemporaneità, una coincidenza. Io posso vedere un uomo sotto un'ottica, una persona intendo, o sotto l'altra, a seconda della mia esigenza in quel momento di comprendere una parte. Allora scopriremo che la psicosomatica si è resa conto che esiste un parallelismo. Se allora io ho certe malattie fisiche, probabilmente sarà possibile scoprire che ho anche, come dire, un certo modo di intendere il mondo, ho un certo modo di essere nel mondo.